Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno! Allora ragazzi, video di oggi, è difficile fare il video di oggi, tutta la mattina che penso, ma adesso questi cristiani qua, che cosa gli dico? Che cosa gli dico in questa domenica noiosa, noiosa, lenta, 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 insipida, insignificante proprio. E vabbè, saremo con le famiglie, comunque, beh, io sto andando in ora di pausa, sto con mia moglie e mia figlia, che le porterò un po' fuori, voi penso che farete altrettanto, perché a famiglia ovviamente, che invece chi è che sarà singolo andrà a rimorchiare. E niente, volevo un attimino collegarmi al video che ho fatto ieri sul signor Carlo Pelegatti. Allora ragazzi, io non è che adesso voglio tornare sui miei passi, che fra l'altro ho visto pure il video dello zoccolo duro. Cioè stamattina mi stavo sentendo con lui, guardate che personaggio che è lo zoccolaccio, cioè veramente un personaggissimo. Mi stavo sentendo con lui, ma così stavamo parlando più del meno, che ormai siamo diventati amici. Mi fa, Ale, guarda che ho fatto il video fra il coso fra te e Pelegatti, tipo, guarda che non c'è stato nessun dissing perché a me Pelegatti non mi caga neanche di pezza. Tu vabbè, vado a vederlo, proprio così. Comunque no, niente. Comunque Luca dello Zoccolo ha fatto un video dove praticamente ha detto la sua sul video che ho fatto ieri con Carlo Pelegatti. Su Carlo Pelegatti ha fatto un video dove ha spiegato che comunque lui, giustamente da quando era bambino, comunque che venera Pelegatti, come lo venero anch'io per l'amor di Dio, adesso perché sono incazzato nero, ma comunque sia, l'ho detto anche ieri, per me il nostro punto di riferimento è Pelegatti. Tornando comunque al video di ieri, ok, volevo dire che pochissimi, poco niente, la maggior parte, il 90% mi ha dato ragione. Il 5% era sul chi va là, l'altro 5% invece me ne ha dette di tutti i colori. Fra l'altro c'è stato uno che mi ha tirato fuori, vai a scuola prima di cosa. Ascolta, non c'ho bisogno della scuola, caro mio, non ho bisogno della scuola. Quando avrai la terza media parlerai con me, bello mio, non ho bisogno della terza media, perché è il quinto locale che ho questo qua, ok. Non ho bisogno assolutamente dell'istruzione che hai ricevuto tu, perché prima dell'istruzione, io sono ignorante, lo ammetto, ma prima dell'istruzione, caro mio, ci vuole una cosa, ci vuole il cuore, ci vuole l'educazione e ci vuole il buon senso, ok? Perché i video che io faccio qua sotto, dove posso schizzare? Schizzo perché sono innamorato di una squadra, come ho sempre fatto paragone, come se sei innamorato di una donna che ti tratta male. Gliene dici di ogni, però intanto sei innamorato di lei. Ok, fra l'altro tu mi hai fatto il discorso di Pelegatti, li puoi soltanto apparecchiare a tavolo, va benissimo, ci mancherebbe, cioè io non so nessuno, lui ha fatto una strada della Madonna a livello calcistico, io non sto parlando della vita, calma, sto parlando a livello calcistico, ne ho di pane da mangiare, non ce la farò mai neanche in un'altra vita arrivare quanto Pelegatti, per l'istruzione che c'ha lui, che è un uomo colto e tutto. Io ho criticato quello che ha detto il signor Pelegatti semplicemente perché ha toccato delle corde che secondo me in questo momento non deve toccare. Che praticamente che siamo cattivi, non siamo cattivi, saremo cattivi quando facciamo cose da cattivi, cioè non ti farvi più e usare la cosa dell'indifferenza nei vostri confronti, lì saremo cattivi, che lì veramente vedrete il cambiamento dei tifosi. E questa società ci sta facendo diventare cattivi, lei, perché come ha detto lo zoccolo duro nel video, una società che non ascolta i tifosi minimamente, ok, minimamente, forse ci ha ascoltato soltanto quando ha mandato via Giampaolo, che non poteva più tenerlo, ma noi tifosi avevamo comunque detto un allenatore che poi, vabbè, alcune voci mi dicono che Spalletti, che la maggior parte di noi parlo, perché molti Spalletti anche non lo volevano neanche, però voci mi hanno detto che poi Spalletti invece proprio non voleva da dire, non voleva venire da noi, ma perché addirittura non crede nel progetto. E ti credo, io avevo fatto un video tempo fa che avevo detto, quello che mi preoccupa è che la gente che adesso deve venire da noi non ci viene perché non crede nel progetto, non crede in noi. Chi è che adesso, cioè Pioli comunque vabbè, è l'occasione ancora della sua vita questa qua, perché lo volevano il Genoa, la Sampdoria. Adesso non voglio parlare di Pioli, ma volevo proprio vedere se Pioli è venuto camminando da dove era fino a Milano, è venuto a piedi, è venuto, perché la sua possibilità della vita questa qua, è un po' che era fermo Pioli, che arrivava anche da diversi esoneri, questa qua è l'occasione della sua vita, questa qua di Pioli è l'occasione della sua vita, quindi è normale che è venuto. Ma altri allenatori più blasonati da noi prima di venire, cioè vedendo Gazzidis che non compra nessuno, vedendo Maldini puzza sotto il naso, cioè ragazzi, adesso come adesso venire a allenare il Milan è una situazione molto delicata, cioè per Pioli, ripeto, è la sua occasione per comunque sia farmi star zitto in primis a me e a tutti quanti, comunque far vedere veramente il suo valore, che fra l'altro
Avevo, io però devo star zitto perché c'avevo anche un cauto ottimismo per Giampaolo, ma non l'avevo ancora sentito parlare perché comunque avevo visto la Sampdoria l'anno scorso e mi era piaciuta. Devo essere sincero, la Sampdoria l'anno scorso come giocava a me piaceva. Quest'anno è andato via anche lui, oh, sarà un paradosso, ma è arrivato Di Francesco e ultima in classifica. Però a me Giampaolo come allenatore io ci ho messo la croce sopra, ma perché per me è un allenatore, magari va bene nelle squadre piccole, ma comunque un allenatore che secondo me non riesce a trasmettere quello che vuol dire, non ha dialogo, non so, per me era in tilt totale, non lo so, è stata un'esperienza sua negativa. Quello che ho visto io è una roba da celebrolesi, quella che ho visto di Giampaolo. Addirittura non capiva neanche le domande che gli facevano. Non capiva neanche le domande che gli facevano, Giampaolo, e questi qua continuavano a riconfermarlo. Si hanno dovuti andare a vincere a Genova, grazie a Dio, con una prestazione ignobile, comunque abbiamo giocato bene 20 minuti. E grazie a Dio che finalmente ci hanno ascoltato e l'hanno mandato via. Per prendere Pioli che nessuno voleva, perché se arrivava Ranieri ci sarebbero state molte meno polemiche di quelle che ci sono state con Pioli. Però è una società che ce le sta tirando fuori perché fa sempre quel cazzo che ha voglia lei. Ai tifosi per loro valgono zero. La parola dei tifosi vale zero. Zero, zero, zero assoluto. Poi magari avranno avuto ragione loro. Per ora non hanno proprio avuto ragione di niente. Poi magari oh, le acque cambiano, magari invece prendendo Pioli, li ho visti. Allora, Boban l'ho visto serio come pochi, che secondo me se li poteva tirare uno schiaffo a Maldini e li avrebbe tirato lì in conferenza stampa. Pioli l'ho visto comunque molto sicuro di se stesso, sta cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché non l'ho visto, anche negli allenamenti che ho visto fare, quell'ispezione lo vedevo molto autoritario e molto, molto grintoso, molto carismatico, lo vedevo anche in maniera dura, seria, però l'ho visto molto, molto più che Giampaolo negli allenamenti ho visto fare, scherzare con tutti, siamo al bar, siamo, giusto? Siamo al bar qua. Ma che cazzo, meno male che comunque nello spezzone, negli elementi di questo di Pioli, non voglio fare quello troppo ottimista, però perlomeno ho visto un attimino un po' più di serietà almeno. Indi per cui, e qua chiudo comunque l'argomento, le critiche che ho fatto ieri al signor Carlo Pregatti, che io stimo tantissimo e non ti voglio leccare il culo per niente, ma proprio per niente, perché comunque sia per me ha fatto un video che ci ha fatto molto innervosire, te lo ripeto ancora, di non fare più questi video qua. Poi nel tuo canale puoi fare quello che vuoi. Io ti dico, secondo me, che ci fai innervosire. Poi fai quello che vuoi, Carlo, per l'amor di Dio. Comunque sia, ho fatto quel video lì perché comunque secondo me ha toccato le corde che non devi toccare. Perché della società, di noi tifosi, l'interessa zero. Non gliene frega un cazzo, sono degli aziendalisti del cavolo, punto e stop. Questo volevo dire, questo che volevo trasmettere alla gente. Una forma di protesta per la società che di noi comunque non gliene frega nulla. Va bene, ragazzi, aspettate un attimo che prendo il foglio. Saluto Sabino Cosimo, Giuseppe Santopollo, Cesare, oddio, cosa ho scritto qua? Marco Valli, Francesco Delicio, Delico, Tommy Bares, Sebastiano Russo, Gabri Mercu, che è un cugino, Germano Fachiea. Stefano Aimè da Torino, Gianni B, Rossonero dalla nascita e Michele Taurino da Bergamo. Continuiamo a iscriverci, ragazzi, mancano 35 iscritti agli 11.000. Continuiamo a iscriverci. Clic, 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 clic. Campanella degli aggiornamenti, prego. Clic, 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 clic. Un abbraccio, una buona domenica a tutti, a voi e a tutte le vostre famiglie. Ciao, ragazzi.